Benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Io sono Carly e questo in testa ovviamente è Cimmia. Oggi andremo a vedere 20 curiosità di Minecraft che molto probabilmente non conosci. E in caso contrario fammelo sapere qua sotto nei commenti. Beh, che stiamo aspettando? Iniziamo! Sapevi che è possibile far volare un pesce? Sì, avete capito molto bene. Beh, vi basterà solo avere un blocco di slime e il pesciolino che vuole imparare a volare. Beh, vediamo se è vero. Facciamo una bella base di slime così non può morire in alcun modo. E testiamo. Oh, funziona! No, 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 non cadere, non cadere! Ti salvo io, non cadere! Ragazzi, sta volando piano piano, sempre più in alto. Beh, questa è stata decisamente una cosa inaspettata e il nostro povero amico è morto, defunto. Passiamo al prossimo segreto. Mettiamo che avete nel piccone tocco di velluto e per sbaglio avete preso un blocco di diamante e per sbaglio avete preso i diamanti utilizzando questo piccone. Sapevate che piuttosto che romperlo è possibile cucinarlo? Ok, questa cosa l'ho appena scoperta. Non so quanto vi possa servire, ma non me l'aspettavo per niente. E voi questa la sapevate. Ah, e inoltre puoi utilizzare anche il lapislazzuli, l'oro, tutto quello che vuoi. Ah, ogni giorno si impara qualcosa di nuovo. Questa la Mojang proprio me la deve spiegare. Tutti sanno che se metti su un fuoco da campo la carne, questa prima o poi si cuocerà, come giusto che sia, no? Ha tutto senso per ora. E quindi mi spiegate perché se faccio morire un maiale sul fuoco da campo, la carne che droppa non sarà mai cotta? Questa cosa non ha decisamente senso. Oh, la mia carne è pronta. Qualsiasi tipo di blocco è capace di rompere il cactus. Ma sarà vera questa storia? Proviamo. Sì, un blocco in diamante sì, la redstone sì, il rame sì, la terra sì. Ma allora esiste qualcosa che può non rompere il cactus? Incredibile ma vero? Sì, sembrerebbe infatti che sia la neve molto polverosa che quella a strati, come potete vedere, non rompa il cactus. Ora, questa cosa ha senso? No, ma quando mai le cose di Minecraft hanno un senso? Taglio. Taglio il pane e metto il prosciutto. Tutti sappiamo cosa capita quando nomini una targhetta Dinnerbone. Kendall, gli animali andranno a testa in giù. Dico bene o dico giusto? Dici giustissimo. Ma cosa capita se un maiale e un cavanno hanno Dinnerbone? Saranno sempre a testa in giù. Però, se gli metti la sella, è possibile lo stesso cavalcarli, anche se al contrario. Bene, praticamente ho gli zoccoli del cavallo nello stomaco. E la stessa identica cosa capita per il maiale. Beh, che dire, mi dispiace per lui. Cosa accade se mettiamo un supporto per armature in acqua? Niente, tecnicamente, no? Beh, proviamo, ne mettiamo un pochettino. Tac, 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 tac. Perfetto. E adesso rimaniamo semplicemente in attesa. Trallallero, trallallà, potete andarvi a fare un caffè. Ci riposiamo un attimo, bevete tanta acqua e boom! Per qualche stranissimo motivo, dopo un po' di tempo i manichini rilasceranno delle bolle. E con questo cosa dovremmo supporre? Che i supporti per armatura sono vivi? Non lo so, Mojang, che significa perché fanno le bolle? Questa cosa mi inquieta tantissimo, passiamo oltre. Sapevi che le scritte sul cartello in realtà non sono realmente scritte sul cartello? Questa frase. Beh, vi dimostro subito che mettendovi proprio qua accanto con un bel cannocchiale, noterete che di proprio un piccolissimo pixel le scritte non sono appoggiate sul cartello. Lo so, è scioccantissimo. La nostra vita non ha senso e Minecraft è una bugia enorme. Tutti sanno che la mucca su Minecraft si può mungere. No. Vabbè, che scoperta. Ma in realtà c'è anche un altro mob che si può mungere. Il Warden si può mungere. Lo sapevate? No, ovviamente vi prende in giro. Non siate creduloni. Però la capra, a quanto pare sì, si può mungere. E questa cosa non la sapevo. E chissà se il suo latte è più buono rispetto a quello della mucca. Se lanci una pozione di invisibilità a un ragno, si vedranno lo stesso i suoi occhi. E stessa cosa accade per gli Enderman. Vediamo se è vero. Oh, che due bellissimi occhi affascinanti. Sapresti distinguere un baule normale da uno trappola? Generalmente molti risponderebbero per il colore. Effettivamente questo è un po' più rosso rispetto a questo. Ma c'è anche un altro modo, che probabilmente non tutti conoscono. Dovrete avere a portata di mano della redstone. Accanto a un baule normale, la redstone si presenterà in questo modo, fatta a croce, passatemi il termine. Mentre accanto a un baule trappola, la redstone sarà così. Questa cosa l'ho scoperta oggi, ma voi fatemi sapere nei commenti se già la sapevate. Se passi nei distributori con all'interno l'armatura, verrai equipaggiato. Ma ciò che probabilmente non sapete è che questa cosa funziona anche con gli animali. Proviamo a mettere una bardatura di diamante qui e una sella qua. Spawniamo un cavallo e vediamo se funziona. Pronti? Ovviamente non ho preso il grano. Vediamo se è vero. Avanti, seguimi, seguimi, seguimi.
Ok, questa non era vera. Fate finta che non vi abbia detto nulla. Sapevate che quando mettete gli item nella cornice, questi usciranno da dietro? Guardate, verranno praticamente incastonati all'interno del quadro. Non era proprio quello che mi aspettavo, però va bene anche così. È risaputo che gli Enderman non possono essere presi con le frecce, ma in realtà esiste un modo per prenderli. Non con le frecce però. Avrete bisogno della Dripstone. Vediamo subito se è vero. Signor Enderman, aspetti qui la sua morte. E pum! Ha funzionato benissimo! Poverino! Che morte dolorosissima e bruttissima anche. Ok, non mi aspettavo che funzionasse così tanto bene. Ma come vi ho detto prima, i misteri di Minecraft sono tantissimi. Se siete arrivati fino a questo punto del video, mi raccomando, lasciate un bel mi piace ed iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, perché questo mi aiuta tantissimo e soprattutto è gratis. Volete creare il famosissimo ascensore utilizzando la sabbia delle anime e l'acqua? Beh, ho un metodo molto più facile che potete utilizzare. Dovrete però servirvi di ghiaccio. Ci mettiamo qui e facciamo tup 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 tup. Il tup non è necessario. E poi con un bel piccone picconiamo tutto dall'alto verso il basso. Questo vi risparmierà tantissimo tantissimo tempo e avrete costruito il vostro ascensore in pochissimi secondi. Sono o non sono la miglior youtuber del mondo che vi dà questi consigli preziosi? Sapevate che le volpi delle nevi in realtà si possono incastrare nella neve? Guardate un po'. Si tufferanno nella neve e rimarranno lì per un po'. Guarda, puff, si sono buttate tutte. Anche questa fa parte di quelle cose che ancora non sapevo di Minecraft. Sapevi che se provi a pararti con lo scudo dal Ravager? Vediamo subito se è vero. Funziona! Fermo lì. Buono, fammi parlare. Non puoi più farmi niente. Secondo me questa cosa si può sfruttare benissimo per volare in alto. Se solo fossi brava con la redstone. E ora parliamo un po' di Nether. Ho un paio di curiosità che forse potranno tornarvi utili. Se siete muniti nel Nether di lanterna delle anime, che per fortuna qua non è molto rara da creare, se la piazzate vicino a un piglin, questo si spaventerà tantissimo. Avanti, cadi. Cadi giù, guarda quante lanterne spaventosissime. Chissà se vale anche per i bruti. Vediamo. No, loro sono più coraggiosi, la ignorano. Però sì, potrete spaventare i piglin normali. E sapete chi altro viene terrorizzato da qualcosa di blu? Andiamo nella foresta. Eccoli qua i nostri protagonisti, i cinghiali della foresta rossa. A quanto pare, se provate a piazzare accanto a loro un fungo distorto, scapperanno via. Mamma mia che paura, un funghetto blu super carino. E voglio mostrarvi anche un'altra cosa. Persino se abbiamo mamma e figlio, sarà impossibile farli congiungere per colpa di questi piccolissimi innocenti funghetti. Non ha il coraggio di superarlo. Sinceramente mi sento un po' cattiva, però se lo meritano, sono stupidi. Fino ad ora siamo stati in Java Edition, ma non vi preoccupate, ho delle piccole curiosità anche per chi è in Bedrock Edition. Come potete notare dalla location, siamo in un bel deserto, dove a quanto pare, se piazzi le spugne bagnate, nel giro di pochi minuti queste si asciugheranno. Beh, scopriamo subito se è vero. Signor editor, metta un bel timelapse. Come potete notare, direi che ha funzionato alla grande. Però siccome abbiamo aspettato almeno 3-4 minuti, direi che vi convenga metterle direttamente nel Nether se potete. Così risparmiate tempo. Andiamo avanti. In Bedrock Edition puoi donare una spada a uno scheletro. Avanti, prendila. Prendila! Oh, finalmente ce l'hai fatta. E sapete qual è l'altra cosa che fanno pure tantissimo danno? Aia. Aia. Beh, sì, e poi chi altro? Due creeper e uno scheletro con la spada in diamante, perfetto. Sapevi che puoi accendere la TNT utilizzando... Ops. Aspetto di fuoco nel libro? Eh sì, direi che funziona. E puoi farlo anche utilizzando la spada con l'incantesimo aspetto di fuoco. Questa cosa sarebbe carina averla su Java. Beh ragazzi, che dire, io spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi un bel mi piace per supportarmi perché è gratis. E soprattutto mi aiuterebbe tantissimo. Da Carly e da Cimmia sulla mia testa, guardate che bella. L'alba. È tutto, noi ci vediamo prossimamente con un altro video.